Io sono Irene Rizza, innanzitutto ci tengo soltanto a precisare che nonostante io abbia competenze giuridiche in quanto laureata in legge, in realtà ho solo seguito e coordinato l'avvocato Tania Cipolla, che è il nostro legale, che sta appunto effettivamente seguendo il procedimento nelle aule, speriamo nelle aule, finora soltanto nelle carte. In realtà, come appunto diceva l'illustrazione, il nostro rammarico comunque un po' la delusione sta nel fatto di vedere ben due richieste di archiviazione e nel fatto di aver appunto lottato finora per portare avanti una denuncia che ora l'avvocato Cipolla appunto spiegherà, in realtà riguarda addirittura delle indagini iniziate nel 2013 è portato avanti da diversi reparti di polizia, quindi parliamo di polizia ambientale, commissariato di Nesima, polizia scientifica, NAS, NOE, abbiamo di tutto di più, ci sono prove, ci sono documenti, ci sono video della scientifica, ci sono foto, fino ad arrivare addirittura ovviamente all'intervento del Ministero della Salute che ci tengo subito a precisare, è stato appunto da noi richiesto l'intervento del Ministero della Salute in concomitanza col deposito della denuncia presso la Procura di Catania, perché il Ministero della Salute aveva istituito un nucleo operativo specializzato, composto da diversi veterinari specializzati nel settore, che avevano il preciso compito di controllare e di verificare se vi fossero dei canili lager, per cui a differenza di quanto è stato detto non abbiamo sollecitato un intervento della task force, ma abbiamo denunciato e depositato apposita denuncia alla task force, al Ministero della Salute, chiedendo l'intervento per verificare i fatti. Abbiamo depositato dei video e delle foto, questo è giusto per chiarire l'intervento del Ministero e che cosa in realtà è stato fatto, quindi non ci siamo ovviamente rivolti ad un consulente di parte, ma abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni, perché ricordo che il Ministero della Salute, almeno per quello che mi riguarda, è un'istituzione, peraltro ha proprio creato un nucleo operativo adatto esclusivamente e creato per questo. Quindi questo è soltanto per fugare ogni dubbio sull'intervento di questi veterinari, che non si capisce insomma chi siano. Bene, è un nucleo operativo che è già nato da anni e che da anni interviene nel territorio e ripeto ha all'interno dei veterinari competenti e specializzati. Questi veterinari hanno fatto appositi, sono intervenuti insieme ai NAS di Catania e insieme e poi insomma ci fu anche l'intervento del NASP e da questo ne derivò il sequestro preventivo, poi insomma rigettato, su questo poi ci sarà l'avvocato che vi spiegherà nel dettaglio, dal tribunale del riesame, anche lì insomma il nostro un attimo disappunto. E diciamo che oggi comunque noi pensavamo, insomma eravamo quasi certi della prosecuzione delle indagini, ma peraltro anche della valutazione degli enormi elementi, perché i due fascicoli si sono uniti e quindi abbiamo anche tutto il fascicolo depositato, enorme direi, da parte del commissariato di Nesima. E a questo si è aggiunta la denuncia dell'associazione L'altra Zampa e l'intervento del Ministero della Salute. Per cui questi sono tutti gli elementi a disposizione del Ministero. E, era giusto per chiarire la posizione insomma, dell'associazione e ora vi passo la parola all'avvocato che dal punto di vista tecnico vi spiegherà cosa sta succedendo con ben due richieste di archiviazione da parte della Procura. Grazie Irene. Sì, io tenterò di spiegare, cercando però di essere quanto più semplice possibile nell'esposizione, evitando quindi termini tecnici troppo complicati che voi non potreste magari seguire, perché sono appunto molto specifici. Allora, cominciamo col dire che l'associazione L'altra Zampa decide di denunciare il canile in questione in quanto per un periodo di tempo non molto ristretto ma nemmeno tanto lungo ha avuto modo di essere diciamo, protagonista
protagonista di quello che era l'attività di adozione all'interno del canile Nova Entra, richiesta che è stata effettuata espressamente dall'indagato, che lamentava di non riuscire a far adottare i cani. Quindi questa esperienza nasce proprio da questa vicinanza che l'associazione ha avuto in quell'occasione. Chiaramente non subito la situazione apparsa così chiara, ma soltanto dopo un po' di tempo, laddove a un certo punto, e questo me lo può confermare la Presidente, a fronte di 20, 30, 40 cuccioli che potevano uscire, ne entravano 100, 80 a seconda, quindi c'era sempre un'uscita di cuccioli, ci tengo a precisare soprattutto cuccioli, perché il cane più grande, questo mi può dare sempre conferma la Presidente, non veniva così messo in evidenza e entravano quindi almeno il doppio, il triplo. Questo stato di cose ha creato una sorta di lamentela da parte delle volontarie, che chiaramente vedevano vanificato tutto il loro lavoro e chiedevano appunto che il gestore mettesse da un lato un freno a quelli che erano gli ingressi, dall'altro lato si adoperasse in maniera più proficua affinché gli animali potessero effettivamente avere maggiore visibilità. Questo porta a una serie di problemi tra loro, quindi a un certo punto si capisce che effettivamente le cose dovevano rimanere così, che c'era una situazione che non voleva essere cambiata. Assolutamente di stallo. Cioè, c'era una situazione assolutamente di stallo, non si intravedeva nessuna volontà da parte del gestore di voler migliorare le condizioni, per condizioni presentando, semmai diminuire il numero dei cani presenti all'interno della struttura, perché sicuramente una struttura più libera e con un numero di cani molto più basso in automatico crea le migliori condizioni favorevoli per appunto la vita dei cani stessi. Perfetto, e una cosa che ci tengo a precisare, e questo l'abbiamo ampiamente descritto, è che non era consentito ai volontari di poter andare oltre a quest'area che voi state vedendo, dove avete visto questi cuccioli a terra. Quella è l'immagine di prima, quella era l'area in cui sostanzialmente si poteva stanziare. Al di là di questo, sostanzialmente si avevano tutta una serie di recinti quasi uno dopo l'altro, senza corridoi l'uno dall'altro, e quindi per passare da un recinto che conteneva 20-30 cani, quelle che era, per passare in un recinto bisognava prima attraversarne un altro. Quindi questo, io ci tengo a precisarlo, è assolutamente difforme da quanto la normativa vigente ha disposto, cioè dire i cani non possono essere tenuti in branchi così numerosi, perché si può creare proprio una aggressività, proprio perché non sono fatti per stare così in questi numerosi branchi. Questo magari la veterinaria potrà meglio specificare i motivi, e quindi la legge che fa? Dispone determinate cose affinché si garantisca il benessere degli animali, attraverso che cosa? Evitare innanzitutto le aggressioni tra loro, no? E invece proprio la regola in questo canile era proprio questo, enormi branchi, che in un video che poi, se c'è possibilità, faccio vedere, proprio, si vede proprio un'aggressione in diretta, che si nervosivano proprio soltanto alla vista di un ospite, perché la corsa per la carezza, la corsa per il biscottino, eccetera. Quindi è chiaro che questo poteva creare in loro una serie di aggressioni. E allora il concetto è questo: il canile, sulla base di quelli che sono le normative, devono essere organizzati in box che hanno determinate caratteristiche, con una parte coperta e un'altra parte scoperta, ma stabilita, non come capita, c'è proprio una percentuale di parte coperta, di parte scoperta e un numero massimo consentito dalla legge per tenere gli animali.
Detto questo, questi flash che sono riusciti ad avere i volontari, come li hanno avuti? Li hanno avuti di soppiatto, cioè sono riusciti a fare qualche fotografia mettendo a rischio la loro stessa incolumità, perché determinate situazioni non erano assolutamente accessibili. La legge dispone che il comune interessato debba consentire alle associazioni animaliste accreditate di poter entrare all'interno del rifugio e poter fare le opportune verifiche, cosa che in tutti i canili lager, se state tranquilli che è così, ma sicuramente molti lo sapranno, non è assolutamente fattibile. Quindi, vista questa situazione, viste le lamentele che sono state rappresentate dalle volontarie, vista appunto che la situazione di stallo, a un certo punto l'associazione decide di denunciare. Io adesso passo un attimo la parola al collega. Io volevo soltanto precisare una cosa. Insomma, la collega è stata giustamente buona. In realtà, voglio dire, dalle immagini che noi vediamo dai video della scientifica, i cani non è che, voglio dire, si, quelli almeno nascosti nella parte assolutamente inaccessibile, non è che si dirigevano per il biscottino per la carezza, ma in realtà c'era proprio una competizione tra gli animali, perché almeno dalle parole anche che risulta fuori dalle relazioni e anche dalle denunce del commissario, in realtà i cani erano inselvatichiti, cioè si tratta di cani che si trovano in stato di abbandono e che quindi creavano un branco. Questo cosa significa? Che chiaramente non erano, o perlomeno, ripeto, dalle carte risulta che questi cani non erano abituati a poter stare con i possibili adottanti, cioè la gente non poteva non solo non entrare lì dentro perché non vi erano appunto dei corridoi, e questo, ripeto, è confermato dalle carte, o almeno questo risulta dalle carte, dai video eccetera, e poi saranno insomma le parti a stabilirlo, ma anche dalle prescrizioni ultime dell'ASPO mi risulta. Per cui, non essendoci corridoi, essendoci questi box l'uno dopo l'altro con questi branchi, risultava assolutamente inaccessibile la parte dove erano detenuti questi animali. Cosa significa? Che gli animali erano inselvatichiti, le persone non potevano visionarli e vedere un'eventuale adozione, questi cani erano destinati, con costi ovviamente a carico della collettività, a stare a vita fino a quanto durava la loro vita lì nel canile. Quindi questo ovviamente, a mio avviso, ma credo avviso un po' di tutti, è una piena violazione di legge, perché i canili, soprattutto il canile rifugio, come questo caso, perché ricordo, il canile Novaentro non è autorizzato come canile sanitario, ma solo come canile rifugio. Significa che i cani possono soltanto entrare in ottime condizioni di salute, perché prima dovrebbero passare dal sanitario, e poi una volta che sono lì devono essere soltanto di passaggio per l'adozione, quindi massima visibilità, massima possibilità di adozione e quindi risparmio per la collettività. In realtà quello che abbiamo visto dalle carte è veramente molto molto grave a nostro avviso, tant'è che ha portato l'associazione alla denuncia. Ovviamente tralasciamo ogni questione in merito allo stato di salute degli animali, su questo ci sono relazioni da parte dei veterinari, ma chiaramente non era possibile procedere alle adozioni degli animali un po' più grandi o comunque non visibili. Fate due conticini su 1000 cani più o meno che sono stati trovati, parliamo di, abbiamo fatto una stima più o meno che i comuni pagano dai 2,50 euro più IVA a 4,50 euro più IVA al giorno per detenere un animale in quelle condizioni. Senza possibilità di adozione, capirete bene che un cane quanti anni riesca a campare in questa situazione, ovviamente è un enorme costo per la collettività, peraltro mi permetto anche di dire assolutamente inutile e contro la natura stessa del rifugio, che dovrebbe consentire invece proprio le adozioni e quindi la possibilità di togliere più cani possibili a carico della collettività, consentirgli una vita adeguata nelle famiglie, perché questa è la legge regionale, ma anche la legge nazionale ovviamente prevede, perché il cane deve stare in famiglia e non ovviamente nei canili. Ma in realtà noi abbiamo riscontrato anche nelle carte questa situazione, quindi quello che è stato denunciato dall'associazione è stato anche questo, in quanto l'associazione molto spesso dalla parte insomma in cui poteva procedere alle adozioni sentiva spesso e volentieri dei guaiti dall'altra parte, cani che si insomma sembravano azzuffarsi senza poter in nessun modo intervenire. Da lì la richiesta di intervento delle autorità competenti.